troppo di base. Cioè, pugilato è faticoso, ore e ore al sacco, ma è più faticoso uscire dal sacco, Molto più faticoso. Una coppia comica principe sulle piazze liguri e non, sono i soggetti smarriti. Quanti anni fa avete cominciato? No, non facciamo subito queste domande che sennò ci sentiamo vecchi. Diciamo un 20 anni fa. Una ventina di giorni fa. No, 20 giorni fa. Magari. Avevamo i capelli neri, il pizzo nero. Avevamo anche i capelli. Lui in modo particolare. Io avevo anche qualcosina in meno. Di cosa? Di chili. Almeno 20. Quanti qua? Il 20, cioè, ogni anno che si faceva di più di carriera era un chilo, così, almeno da parte mia. Come si è evoluta la vostra comicità? Soprattutto a chi vi ispirate? È la miseria. Ma questa è una domanda difficile, perché poi ogni comico, anche non volendo, qualche ispirazione la trae. Ci piace ricordare che tipo, quando... Come si chiama? Quello che era stato anche presidente del consiglio fino a poco tempo fa. Parlavi di quel comico. No, ci piace ricordare che il primo articolo che fecero sui soggetti smarriti ci definirono una coppia comica del domani, una sorta di Tognazzi e Vianello del futuro. Ecco, Tognazzi e Vianello ci piacciono. Sì. E le vostre macchiette, le vostre cartoline di Genova? Beh, sai, sulla genovesità e il fatto di essere nati e cresciuti in Liguria c'è molto da lavorare. Sul cresciuto ci sarebbe anche da dire. Beh, poi ognuno cresce a modo suo. Io sono cresciuto in orizzontale, è un altro tipo di crescita, però. Ma in effetti, sai, le caratteristiche dei Liguri sono molto apprezzate quando andiamo fuori. Parlare della nostra pseudo-tircheria, questa nostra pseudo-incapacità di accogliere turisti. A proposito, mi devi ancora 20 euro. No, te l'avevo già dati. No, me li devi. Che lavori avete fatto in quest'ultimo periodo? Allora, lui ha ristrutturato Andrea... la casa. Lui il bagno. No, in verità Andrea si è impegnato molto in questa avventura con Colorado su Italia 1. Io ho un altro progetto che ho fatto, diciamo, da solo, però continuiamo a lavorare come soggetti smarriti, anzi questa crisi a noi sta facendo bene. Progetti futuri. Fortunatamente è stata un'estate bella piena, poi vedremo se ci sarà ancora una parentesi con Colorado Caffè per quanto mi riguarda, oppure in altre direzioni, ma anche insieme un paio di idee di portare qualcosina in teatro, un po' come ai vecchi tempi. Cioè, come diceva Marco, siamo la risposta alla crisi, siamo gli anti-spread, noi siamo quelli che praticamente lavorano e non guardano in faccia la crisi, che non esiste, la crisi non c'è, lo spread non sa nessuno che cazzo è, non lo sa nessuno, nessuno sa niente, parlano di spread, di congiunture fiscali, di spending review, ma nessuno sa cosa vuol dire, non lo sa nessuno, non esiste. Ma la verità è un'altra, che noi abbiamo un cachet molto basso e quindi allora chiamano noi. Sì, ma in realtà è anche un altro motivo, anche perché siamo noi che spesso paghiamo, quindi